Buonasera, grazie per essere qui. Stasera parleremo di ossigeno-ozonoterapia, le varie indicazioni e soprattutto in ambito oncologico insieme all'ausilio delle terapie integrative. Buonasera amici e amiche, Palazzo del Turismo di Riccione, siamo in compagnia del vice sindaco e assessore alle politiche sociali, la dottoressa Laura Galli. Buonasera a tutti, bentrovati e con molto piacere questa sera che ospitiamo questo momento qui a Riccione. È un momento informativo con la Fondazione Maria Guarino Onlus e a noi fa piacere perché è stata scelta questa località che si occupa principalmente di ospitalità, ma in questo caso guarda al benessere della persona e alla ricerca, e quindi ben vengano anche queste iniziative sul nostro territorio. L'amministrazione di Riccione è sempre molto sensibile a queste tematiche. Amministrazione di Riccione è molto sensibile sia a queste tematiche, a tutto ciò che riguarda la cura della persona, a partire proprio anche dai luoghi frequentati dai nostri cittadini, nonché dalle persone che vengono qui ospiti, ma in modo particolare per tutto ciò che riguarda veramente la persona a tutto tondo, dai suoi bisogni, ai familiari, ai nuclei che spesso e volentieri si prendono carico appunto di una persona in difficoltà. Quindi nelle nostre linee di mandato come amministrazione abbiamo veramente degli obiettivi importanti al riguardo e in modo particolare il nostro assessorato, mio assessorato che si chiama Servizi alla persona e alla famiglia, vuole mettere proprio in evidenza questo supporto, questa sussidiarietà che è di competenza di un ente. Si chiama HIF. L'HIF è un acronimo, sta per fattore inducibile dell'ipossia. L'HIF nel soggetto sano, bene ossigenato, viene inattivata. Dove vi è una bassa ossigenazione, come in ambito oncologico, l'HIF viene attivato facendo una serie di reazioni. Primo, blocco delle difese immunitarie. Infatti noi abbiamo che il paziente oncologico è un paziente anemico, stanco, affaticato, perché l'HIF va a bloccare il gene dell'eritropoietina, che è quello che forma i globuli bianchi, i globuli rossi, l'emoglobina, tutto il nostro emocromo. Essendo bloccato il gene che produce questi fattori vengono consumati, vivendo, respirando, mangiando, e quindi l'emocromo è basso. L'emocromo basso vuol dire che il paziente non ce la fa. Dopodiché, sempre l'HIF va ad attivare i fattori di crescita. Fattori di crescita sono milioni a seconda dei vari tipi di tumori e sono quelli che accumulandosi danno energia alla cellula tumorale. E in molti tumori solidi e liquidi, per solidi intendiamo tumori di organi, quindi il cervello, il fegato, seno, rene, osso e quant'altro. Tumori liquidi sono i tumori del sangue, leucemie, linfomi, mielomi. Si attiva una sostanza strana. Questo è un canale aberrante, si chiama così perché è difettato del calcio, il TRMP8, che si è visto una delle cause delle metastasi. Allora, da questo, diciamo, da questo schema noi abbiamo studiato una strategia terapeutica in associazione alla chemio, alla radio, alla immunoterapia, a quello che ci dà la farmacologia. Noi che cosa facciamo? Andiamo a fare ossigeno-ozono perché dobbiamo andare a bloccare l'HIF. Infatti si verifica questo. Questo è quello che produce il cancro. Allora, Annalisa, vuoi dire insomma oggi come stai, da quando stai facendo l'ossigeno-ozono e che cosa stai facendo? Allora, io oggi sto molto bene. Mi avevano dato appunto, come diceva la dottoressa, no, 8, 7, 8 mesi di vita, come statisticamente è in questi casi purtroppo. E poi sono stata operata ad agosto del 2016 e a ottobre, a fine ottobre, abbiamo contattato fortunatamente, così per caso su Facebook, nella disperazione, il mio compagno disse: ma proviamo a contattare questa dottoressa. Ed è stata l'unica che ci ha spiegato come funzionava, che cosa realmente avevo e come dovevamo andare e come dovevamo muoverci. E quindi niente, ho iniziato, oltre alla radio, appunto ho fatto 30 sedute di radioterapia, ho iniziato la chemio, ma poi dopo un mese stavo troppo male e sono stata ricoverata e ho deciso io di non portare avanti la chemioterapia.
Niente, praticamente è da novembre 2016 che ho iniziato questo percorso appunto dell'ossigeno ozono tramite appunto insufflazioni rettali e devo dire che funziona. Sono ancora qui, quindi voglio dire grazie. Abbiamo, cioè, praticamente nessuno è stato in grado di spiegarci questa diarrea interminabile. E siamo andati anche dal professor Roda, che ci ha ricevuto tra l'altro a Cattolica, ma lui aveva preventivato un ricovero che non è stato possibile perché poi mio fratello è degenerato nel giro di pochissimo, non aveva più abilità motoria e ha iniziato anche a non mangiare più e conseguentemente la diarrea si è per ovvi motivi ridotta fino all'esaurimento proprio fisico totale, la sua scomparsa. Mi chiedevo infatti, la signora ci ha fatto la testimonianza del glioblastoma di quarto grado e mio fratello aveva un glioblastoma di quarto grado. Ecco, nel caso specifico di mio fratello la cosa non ha funzionato perché poi è subentrata, ci chiedevamo noi familiari tutti, è subentrata questa diarrea che ha ostacolato. Questo Allora, è un. dipende sempre da dove si parte. Molte volte arrivano pazienti in fase comunque avanzata, barra terminale, come nel caso di suo fratello, dove hanno fatto molti cicli di chemio, vari tipi di chemioterapie. Il tumore funge da parassita, si adatta ad ogni sostanza con la quale va a contatto, muta e diventa più aggressivo. Questo perché si vanno a attivare quei famosi fattori di crescita di cui stasera abbiamo parlato. E molte volte arrivano pazienti che hanno avuto danni da radioterapia, quindi hanno i milati, non riescono a deambulare. Ovviamente su quei casi noi partiamo molto molto in ritardo. Poi nel caso di suo fratello, dove probabilmente c'è stata una chemiotossicità intestinale che non è stata, diciamo, non ha risposto alle terapie farmacologiche, allora in quel caso le scelte sono i due tipi. Non si inizia proprio niente, cioè noi dovremmo dire ok, no, non è trattabile. Però, dato che non si sa come risponde il paziente, noi pensiamo che forse è umano dare un'opportunità, sperando che il paziente risponda. Altrimenti sarebbe molto più facile o comodo, come si fa anche nelle varie sperimentazioni, no, non è arruolabile, ma perché a prioristicamente non si dà un'opportunità? Vuole dire che cosa ha È un e sarcoma parli più vicino al microfono. dal 2014, ho avuto tre chemio, ho fatto molte cure, però ero molto giù, ero quasi sfinita, ero quasi morta in agosto, diciamo, con l'ozono sono ripresa, insomma, mi sento rinata, dottoressa. Grazie. Intanto mi presento, sono dottor Andrea Frassinetti di Bologna, mi occupo di ossigeno ozonoterapia dal 1990, seguo problematiche oncologiche e più in generale malattie degenerative praticamente dall'87 perché ho cominciato a interessarmi partendo da un problema personale perché anch'io ho avuto un tumore alla tiroide nel 1985, quindi diciamo che mi sono forzatamente sensibilizzato al problema. E, ho avuto anche l'onore di essere allievo del professor Luigi Di Bella, a cui invio un commosso pensiero perché è stato uno dei personaggi più grandi che ha avuto la medicina italiana, misconosciuto, maltrattato e massacrato, ma questo è un altro discorso. E parlare di terapie integrate nel cancro è un argomento estremamente vasto perché possiamo partire da integratori, ma possiamo arrivare fino anche a tecniche come può essere la mindfulness. Possiamo parlare anche di meditazione, possiamo parlare di tante altre tecniche che aiutano moltissimo. Basta pensare che il lavoro che fa Durpagliara a Bologna di sostegno in gruppi oncologici, appunto insegnando la mindfulness ai pazienti.